Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi abbiamo con noi Lorenzo. Lorenzo è un paziente affezionato che seguiamo insomma da parecchi anni, ha 76 anni, è un paziente che è arrivato alla nostra attenzione con un problema di ipertrofia prostatica, che è un qualcosa che colpisce fisiologicamente gli uomini dai 60 in poi con tutta una serie di disturbi. E ho proposto a Lorenzo circa 4 mesi e mezzo fa un trattamento con il vapore acqueo. Abbiamo utilizzato il sistema innovativo, siamo uno dei centri di riferimento in Italia per questo nuovo approccio, il Rezum. E Lorenzo, se ci racconti un po' la tua esperienza, se ci dici prima quali erano i tuoi disturbi e adesso come stai? Allora, i miei disturbi prima erano di... avevo difficoltà nella minzione e la difficoltà aumentava quando dovevo andare al bagno, per cui avevo un'urgenza, riuscivo a trattenerla praticamente, dovevo andare urgentemente al bagno, rischio di farmela sotto. Scusate i termini, ma questa è la realtà. E dopo l'operazione questo problema è scomparso. Diciamo che è aumentata la necessità di andare al bagno numerica, se nel giorno ci deve andare più volte, di notte mai, e quando ci vado l'unico problema che ho è che rimane un leggero gocciolamento, tutto qua. Il getto urinario è migliorato? Il getto urinario è decisamente migliorato, adesso c'è un getto con flusso tranquillo, proprio questo va bene. Ok, senti, allora se tu dovessi mettere sul piatto della bilancia costo-beneficio, anche perché la procedura è stata una procedura molto molto rapida, abbiamo utilizzato il vapore acqueo, quindi non c'è stato sanguinamento, non ci sono state problematiche, l'unico discomfort credo sia stato il catetere, però se tu dovessi mettere sul piatto della bilancia costo-beneficio rispetto a quello che hai fatto e quello che hai ottenuto, che cosa ci puoi dire di questo approccio terapeutico? Secondo me è stato molto vantaggioso, io posso dire questo, il miglioramento che è stato e il rapporto costo-beneficio è ottimo. Quindi sei soddisfatto? Io sono soddisfatto, sono soddisfatto. Bene, diciamo che questo è un tipo di trattamento che evita al paziente di sottoporsi a un intervento un po' più cruento, un po' più sanguinolento, come è quello con il laser, con qualsiasi tipo di laser che viene utilizzato per l'endoscopia della prostata. E soprattutto il grande vantaggio è che permette, oltre a migliorare il flusso urinario, di mantenere l'eiaculazione. Hai l'eiaculazione? Prima di io ce l'ho, sì. Quindi non è cambiato nulla? No, non è cambiato nulla, su questo non è cambiato nulla. Beh, questo credo che sia un grande vantaggio, sì, di questo tipo di, sì, sicuramente, di procedura. Lo rifaresti? Sì, lo rifarei, sì. Spero di non averne bisogno. Va bene. Ok, perfetto, grazie Lorenzo, ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis. Arrivederci.